Sei distesa sul letto, al buio, e tiri un profondo respiro. Hai la sensazione che è stata una lunga giornata stancante. Forse non è andato neanche tutto bene. Forse ti senti arrabbiata e frustrata. Tira gomitoli su un fianco. E la tua attenzione è catturata dalla luce brillante argentea che proviene dalla finestra. Per un momento ti sembra che il tempo si fermi e che nessun rumore possa più arrivare a te. Tutto è molto lontano. Lentamente ti alzi dal letto e attraversi la stanza. Non ti sembra più così familiare. E ti senti richiamare da quella luce argentea. Ti siedi alla finestra, su una vecchia sedia a un davanzale. La apri. E ti sporgi verso la notte calda e magica. Una leggera brezza gioca con le punte dei tuoi capelli. Anche la città sottostante ti sembra avere un'aria strana e serena. Il rumore del traffico è solo un brontolio lontano. La tua finestra guarda verso sud. E puoi vedere oltre i tetti delle altre case. Proprio di fronte a te il cielo è blu oltremare e c'è la luna piena, accompagnata da una sola stella. In silenzio esprimi un desiderio. La luna ti sembra strana sopra la città, quasi palpitante, e senti che la sua energia e magia tocca gentilmente il tuo essere più profondo. Il tuo corpo sembra sciogliersi e scivolare, unendosi alla luce lunare e alla terra sotto la casa. Senti che al di sopra di quel luogo la luna splende da milioni di anni. Ad un tratto ti sembra che diviene visibile un filo luminoso e argenteo e che ti lega verso l'oscurità del passato. Con i piedi ancora a terra, il tempo tocca la tua conoscenza e una città più giovane, illuminata dai fiocchi degli incendi provocati dalle bombe della guerra, si presenta al tuo sguardo. Il tempo ti tocca ancora e un piccolo insediamento che si estendeva tra due fiumi viene attaccato da degli invasori, che piantano i loro vessilli sulle rive sassose. Le immagini cambiano in rapida successione e un gruppo di persone che scava un fosso con picconi di corno si presenta davanti a te. Subito dopo, una foresta prende il posto della gente e poi ancora il ghiaccio che ripulisce la terra con bianche ondate. Foreste, fiumi, oceani e deserti avanzano e si ritirano sempre sotto la luna argentea. La terra emerge dal mare primordiale e per un istante la piccola coscienza che è ancora ancorata a te viene sorpresa dal pensiero dell'incalcolabile età della luna e dell'esistenza della sua silenziosa compagnia per tutte le cose che sono esistite. Con i piedi ancora ancorati a terra, il tempo tocca la tua coscienza e improvvisamente ti ritrovi nella stanza, con il pavimento di pietra, su cui il fondo c'è un trono e due porte alle sue spalle. Nuovamente una tenda si scosta e
E vedi ricomparire la donna rossa che hai già incontrato. Ella appare nell'oscurità. Appena passa oltre la porta, si ritrova dall'altra parte della stanza nella quale era entrata. Adesso che guardi questa donna, non ti senti più minacciata dalla sua sensualità o dall'ombra che nascondono i suoi occhi. E le sorridi. Nel momento in cui la riconosci, hai accettato ciò che sei, ma ora devi essere fedele alla tua natura, e questo non è sempre facile, ti dice la donna rossa. La luna calante è la fase che ti permette di conservare la tua energia fisica, ma anche la fase di grande energia sessuale e creativa. Puoi ritrovare a dirti ciò che pensi, capace di accettare la mondanità e la routine con la tolleranza che dimostri per il resto del mese. Questo è il dono della verità. Ma può diventare anche rabbia e frustrazione se non le permetti di seguire la tua stessa natura durante questo periodo. A causa di questa rabbia, queste energie possono diventare distruttrici, possono causare dolore a te stessa e anche agli altri, invece di essere usate in modo costruttivo e creativo. La natura distruttiva delle donne era riconosciuta in passato ed era accettata come parte della loro natura creativa. La donna dà e la donna prende. Lei è la linea della comunità, ma anche il suo ciclo. Crea il nuovo ma distrugge il vecchio. Usa le tue energie distruttive con saggezza e non dimenticare mai che distruzione e creazione non sono separate. Essendo conscia ora del tuo ciclo e della natura delle tue energie, sei responsabile delle tue azioni. È più facile incolpare il corpo e separare la mente da esso invece che lavorare col ritmo e cambiare la tua vita. La donna rossa sale 3 gradini alla base del trono. Sei una donna. La tua forza risiede nel cambiamento, perché il ritmo del cambiamento è il ritmo dell'universo. Mentre la donna rossa si siede sul trono di pietra, la sua immagine cambia. La pelle impallidisce, i capelli si schiariscono e le sue fattezze si ammorbidiscono. Il vestito rosso diventa blu argenteo. Ti sorprendi quando riconosci la figura familiare della Signora della Luna. Sì, dice la Signora della Luna rispondendo alla domanda che alberga nella tua mente. Siamo la stessa persona, ma in tempi diversi. Nel corso del mese sono un po' Signora della Luna, un po' la Donna Rossa, ma solo nei momenti dell'ovulazione e delle mestruazioni sono totalmente l'una o l'altra. Si alza nuovamente e scende dai gradini. Ti invita a sedersi sul trono al suo posto. Non avere paura, ti rassicura. Esitando, sali i gradini e ti accomodi sul cuscino rosso. Ancora tesa, nonostante la tua aumentata consapevolezza e comprensione, sei seduta con la schiena dritta e con gli occhi cerchi quelli della signora. Gradualmente ti rendi conto che la tunica bianca che avevi indosso sta cambiando colore. Mentre la osservi, l'orlo della veste si tinge di rosa e poi diventa rosso sangue. La tinta carmesina risale verso l'alto fino a coprire l'intera veste. In pochi secondi sei completamente vestita di rosso. Con un improvviso senso di distacco, rivolgi la tua attenzione lontano. Nella stanza. Dal profondo dell'accogliente oscurità prendi coscienza della ragnatela di fili che collegano la dea oscura. Nel profondo di te stessa ti sembra di poter udire la sua voce. Sono l'invisibile in tutte le cose, sono il potenziale, l'oscurità dell'utero prima della rinascita. Quando riprendi consapevolezza del mondo esterno, la signora della luna è in piedi e tu sei al suo fianco.
Il desiderio di restare, di non muoverti è forte. La signora ti aiuta ad alzarti, ma è la donna rossa che ti accompagna in una piccola alcova all'interno del muro. Sali su un piccolo letto coperto di soffice e spessa pelliccia e ti adagi tranquillamente alla luce fioca, sentendo la capacità di pensare e di parlare scivolare via da te stessa. La donna rossa ti copre con le pelli. Dormi qui per il resto della notte, protetta nel ventre della terra. Ricorda i tuoi sogni e non dimenticare mai chi hai incontrato. Si abbassa e ti bacia, restando a guardarla finché i tuoi occhi si chiudono e la scena si dissolve nel buio. Nel tepore del sonno, sorridi, sentendo una voce lontana che ti dice: ricorda, ricorda. Tutto si fa buio. La luna splendente ti conduce alla tua finestra per farti rientrare nella tua camera. Salti giù dal tuo davanzale e con passi lenti e assonnati ti siedi sul tuo letto, ti sdrai, ti accoccoli nelle coperte, con le palpebre sempre più pesanti. Inizi ad avere la consapevolezza del tuo corpo. Fai piccoli movimenti. E anche se sei stanca e rilassata, fai dei respiri profondi per cercare l'equilibrio dentro di te, per ritrovare il contatto con il tuo corpo e la tua realtà. Appena senti di esserti ben centrato, puoi aprire gli occhi.